Buongiorno e buon 25 aprile 2020 a tutti voi. L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, sorto nel 1949, lavora da sempre per la raccolta, la valorizzazione delle carte della Resistenza ed è oggi un istituto storico che lavora a livello internazionale per la storia contemporanea del nostro paese e dell'Europa. Quest'anno, il 25 aprile, festa della liberazione, punto culminante del nostro calendario civile, non potrà essere festeggiato nelle piazze a causa dell'emergenza per il Covid-19. Abbiamo quindi deciso, insieme con molte altre istituzioni, di realizzare una campagna social, Raccontiamo la Resistenza, che da 15 giorni sta ottenendo grandi risultati su Facebook. La campagna culmina oggi in un grande evento virtuale che ci accompagnerà durante tutta la giornata attraverso una staffetta che parte dal sud e arriva al nord seguendo il percorso della liberazione di quei giorni per partecipare tutti insieme a questa commemorazione, che è testimonianza da parte di molte personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, ma è anche ricerca negli archivi di oltre 60 istituti diffusi su tutto il territorio nazionale. Prima di dare il via a questa maratona, consentitemi di ringraziare tutto lo staff dell'Istituto Nazionale, tutti gli organi dirigenti e tutti gli istituti della rete del Parri, hanno accettato, pur nella difficoltà della situazione attuale, di partecipare a questa iniziativa che speriamo possa ottenere anche il vostro gradimento. Ringrazio le associazioni partigiane reducistiche, ringrazio gli istituti e le associazioni storiche e i singoli studiosi che hanno voluto aderire. E ringrazio tutti i cittadini che hanno seguito la campagna sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, su Instagram e che hanno voluto anche loro partecipare inviando materiali, consigli, pareri. Oggi la giornata sarà dedicata alla liberazione, la campagna proseguirà poi fino al 2 maggio, giorno della fine della guerra in Italia. Mi auguro, ci auguriamo, che pur nella difficoltà, questa possa essere una giornata di festa e che i valori del 25 aprile, la libertà, la responsabilità, l'uguaglianza, possano essere anche oggi patrimonio utile per affrontare l'emergenza e per ricostruire un paese più unito e più consapevole. Buona festa della liberazione.